La città come spazio solidale, non delle ambizioni sfrenate, Babele contro Gerusalemme. Ricorre a questa immagine Papa Francesco ricevendo 200 sindaci dei principali comuni italiani, tra cui quello della Spezia, per Luigi Peracchini, e parlando di quale città costruire. Non si tratta di alzare ulteriormente la torre, ma di allargare la piazza, di fare spazio, di dare a ciascuno la possibilità di realizzare se stesso e la propria famiglia e di aprirsi alla comunione con gli altri. I temi della solidarietà e dell'accoglienza dei migranti sono stati al centro dell'udienza con i sindaci, proprio mentre la cronaca di questi giorni fa registrare episodi di intolleranza e scontri sui bisogni primari, quali casa, pane e lavoro, con il Papa che non ha mancato di richiamare i sindaci ad operare per il bene comune. Comprendo il disagio di molti vostri cittadini di fronte all'arrivo massiccio di migranti e rifugiati. Esso trova spiegazione nell'innato timore verso lo straniero, un timore aggravato dalle ferite dovute alla crisi economica, dall'impreparazione delle comunità locali, dall'inadeguatezza di molte misure adottate in un clima di emergenza. Tale disagio può essere superato attraverso l'offerta di spazi di incontro personale e di conoscenza mutua. Ben vengano allora tutte quelle iniziative che promuovono la cultura dell'incontro. La cerimonia si è chiusa con la consegna di alcuni doni a Papa Francesco, frutto delle attività di alcuni centri SPRAR. Una grande emozione essere qui ad ascoltare le parole del Pontefice e avere l'opportunità di confrontarmi con i miei colleghi, ha detto alla conclusione dell'incontro il primo cittadino della Spezia.